Chi di voi si è iscritto in palestra e dopo 2 mesi non c'è più andato? Voglio vedere quanti campioni abbiamo in sala che dicono di iniziare la dieta lunedì ma non si sa di che settimana, di che mese o di che anno. Signore e signori, benvenuti a bordo. Sono sicuro che siamo tutti d'accordo che non portare a termine qualcosa ci crea un fastidiosissimo senso di disagio, giusto? Se inizi una cosa, la devi portare a termine. Sei un fannullone, ne inizi 1000 e non ne concludi una. Quante volte ce le siamo sentite dire? Che poi erano delle bombe atomiche sulla nostra autostima. Io mi ricordo che quando ero piccolino le sentivo così tante volte da crederci. Rischiavo di rimanerci incastrato in quelle etichette. Che poi potevo anche arrendermi perché lo pensavano tutti quanti. Ricordo che mio padre mi ha portato a giocare a calcio a 8 anni e quando l'allenatore mi ha chiesto che ruolo volessi fare, io gli ho risposto il portiere, perché non si correva. Alle superiori invece odiavo così tanto la matematica da scegliere il linguistico perché ce n'era pochissima. All'università, ahimè, i miei colleghi mi avevano soprannominato The Professionist perché mi aiutavo con qualche bigliettino di troppo durante gli esami. Però soprattutto in quel periodo mi ricordo che tornavo a casa, mi guardavo allo specchio con un disagio perché non mi riconoscevo. Io sognavo altre cose, mi chiedevo che uomo vuoi diventare, che persona vuoi essere, perché se continui così, questo è il tuo destino. Io mi ricordo perfettamente che quando guardavo i documentari sognavo con i reporter che viaggiavano all'avventura e scoprivano posti meravigliosi, o quando guardavo i film con eroi che portavano a termine la missione contro tutto e contro tutti. Io volevo essere come loro, io sognavo le loro vite. Però quando ascoltavo gli altri parlare di me, la descrizione era molto lontana da questa. E così dovevo cambiare, dovevo rompere quelle etichette. Ma come? Oggi vi voglio raccontare una di queste autotrappole, forse la più importante, quella che mi ha cambiato la vita. Sapete cos'è la meditazione Vipassana? Beh, è una meditazione molto difficile perché sono 12 giorni rinchiuso in un monastero, senza contatto visivo con nessuno, senza parlare, mangiando 2 volte al giorno e senza nessuna distrazione, quindi cellulari, libri, ma neanche braccialetti, niente. Meditazione pura. E al secondo e al sesto giorno io ero lì che mi faceva male tutto il corpo perché meditavamo tutto il giorno e vedo una fila di persone che si alza e se ne va. Io dico, cavoli, voglio andare con loro, non ce la faccio più, voglio mollare. Ma ero dentro la mia autotrappola e non avrei mai mollato per niente al mondo, che sin da subito stavo assaporando il piacere di rispettare i propri impegni ed era quello che mi stava insegnando l'autotrappola. E così sono rimasto 12 giorni a meditare, senza parlare con nessuno, senza contatto visivo. Ma è proprio lì che ho capito che tipo di vita volevo, ho capito che la vita è un gioco, è un gioco che però deve essere preso molto sul serio. Io per prenderla sul serio avevo deciso che volevo vivere tante vite in una. Giro il mondo per incontrare personaggi straordinari in tutto il pianeta per fargli una semplicissima domanda. Cos'è per te la felicità? Io oggi sono orgogliosissimo e onorato di condividere con voi una tecnica che è pur semplice ma così efficace che mi ha cambiato la vita. E io non ho assolutamente niente di speciale sulla carta, se non essere speciale come chiunque altro nella vita abbia un sogno nel cassetto. Ed è ora di aprirlo quel cassetto, perché la differenza sta soltanto nel fare.